George City è stata una delle prime città ad essere colpite dalla seconda catastrofe. I sopravvissuti si sono rifugiati a Santore, lasciando ciò che resta in balia dei fuorilegge. George City è diventato un luogo pericoloso in mano a questi selvaggi. Speriamo siano puntuali. Come consigliere militare di Santore sto rischiando veramente molto. Comunque è ora di mangiare. Chissà se in quella dispensa c'è rimasto ancora qualcosa di commestibile. Il posto è questo. Choco, ma aspetta, sono io. Cercavo solo di cucinare questo pesce. Niente paura, piccolo, il fumo se ne andrà in un attimo. Se lo dici tu. Ne vuoi un pezzo? Credimi, è buonissimo. Oh, no, Rio, ma grazie, non ho fame. Allora, innanzitutto grazie per essere venuto. Ho una missione da affidarti. Devi portare questo a Santore. Bene, ho capito. Ma tu non torni a casa. Santore è diventato un caos. Lo so, tornerò presto, ma prima ho ancora un'altra cosa da fare. Ma a George City non c'è più nessuno. Sono andati tutti a Santore. Cosa resti a fare qui? Avrò dei colloqui segreti con i Madoctor. Cosa? Segreti? È il tocco finale della mia missione di organizzatore della Lega di Santore. Tutti i dettagli dell'operazione sono registrati su quella videocassetta. Deve arrivare alla base al più presto, capito? Va bene. Allora in bocca al lupo, Ryoma. Non ti preoccupare per me. La fortuna non mi ha mai abbandonato. Mi proteggerà anche questa bene. Volta. Bene. Ciao! Per riuscire a vincere la resistenza dei Madoctor occorre una tattica speciale. Questo incontro con gli ufficiali deve assolutamente riuscire come voglio io. È la mia ultima missione. Non posso permettermi degli sbagli. Sei tu, Ryoma Okamoto? Sì, e tu devi essere Gauss, vero? Esatto. Siamo qui per sentire che cosa hai da dirci. Non preoccuparti, sono solo, non è un trucco. Mi piaci perché hai del fegato, ragazzo. Potremmo ucciderti tranquillamente ed avere il premio. Tu sei un ricercato. Non pensavo di essere diventato così famoso. Lo so che sto rischiando la vita. Che ne dite di sederci? Posso offrirvi del pesce affumicato? No, grazie. Bene, allora credo sia meglio arrivare subito al punto. Sono molto contento che abbiate finalmente accettato la mia proposta. Vi interesserà. Questo vuol dire che non tutti i Madoctor sono degli sciocchi. Aspettate! Immagino che l'altro giorno, quando avete eseguito gli ordini per conquistare l'Anoa, abbiate cominciato a nutrire dei dubbi sul vostro Gran Maestro. Thank you.
Questa è la testimonianza autentica del massacro dei Madokter, dei vostri fratelli, dei vostri amici. È incredibile. Un vero e proprio massacro. Riconoscerete sicuramente alcuni dei morti. Gauss, ti prego di riflettere su quanto ti dico. Voi, Madokter, siete degli esseri umani esattamente come gli abitanti di Santore. Eppure per il vostro Gran Maestro e per quei pochi generali che lo circondano, le vostre vite non valgono un soldo bucato. O avete ancora dei dubbi? Non preoccuparti, nessuno è al corrente di questo. Il nostro incontro è segreto. Nel lasciare Victor City abbiamo preso tutte le precauzioni e gli uomini più fidati mi accompagnano. Sentiamo la tua proposta. Si tratta di un consiglio. Unitevi a Santore. Solamente in questo modo riuscirete a proteggere le vostre vite e a non morire invano. Chi c'è lassù? Ah, è solo un gatto randagio. Ah. Il nostro compito è difficile, perché se vogliamo riportare l'anno a Santore dovremo passare da Victor City e affrontare i Madokter. Certo, non sarà facile farla passare inosservata, ma non abbiamo altra scelta. È chiaro che i Madokter faranno il possibile per impedirci di passare. La nave spaziale serve anche a loro. Ma se riusciremo a farcela, dobbiamo considerare le perdite che subiremo. Dannazione, pensare che Santore è così vicina! Barry, ho intercettato uno strano messaggio in codice. Staranno preparando un attacco. Da dove viene? Credo provenga da George City e sia diretto a Victor City. George City? Non riesco a capire. Devo fare un rapporto! Parla, svelto! L'agente 13 mi ha dato un messaggio urgente per il generale Saxidar. Dimmi. Avevo assegnato a quell'agente il compito di sorvegliare i giovani Madokter. Che cosa dice? Sembra che Gauss e parecchi altri si siano incontrati segretamente con Ryoma Okamoto di Santore. Come? Ryoma Okamoto non è la prima volta che sento questo nome. È forse quel tipo che si reca in tutte le città ostili ai Madokter per tentare di convincerle a formare una lega con Santore? Proprio lui. Lo stavamo cercando dappertutto, ma non mi aspettavo che si trovasse a George City per incontrarsi segretamente con Gauss. Saxidar! So quello che vuoi dire. Se non sono riuscito a impedire la formazione della Lega, rimedierò diversamente. Andrò io stesso a George City e porterò con me alcuni agenti della squadra militare. Proprio adesso che iniziano le operazioni di recupero dell'Anoa, una notizia del genere potrebbe rovinare il morale dei soldati. Avverti tutti i generali che quanto abbiamo saputo deve rimanere segreto. Ascoltate! Maestà! I Mechacon cercheranno sicuramente di forzare la frontiera occidentale di Victor City prima dell'alba. Dobbiamo catturare l'Anoa ad ogni costo. Barras, Elias, Saxidar, eseguite immediatamente i vostri compiti e preparatevi all'attacco. Sì, maestà. Maledetti Madokter, stanno organizzando la linea di difesa come se sapessero con certezza dove attaccheremo. Così non riusciremo mai ad aprirci la strada verso Santore. Data la nostra situazione, dobbiamo assolutamente cambiare tattica se vogliamo riuscire a passare. Mandiamo all'aria i loro piani attaccando da due diverse direzioni. Attaccheremo unendoci alle nostre truppe dislocate a Santore. C'è una comunicazione urgente dal quartier generale. Che succede, sorellina? Aspettate a forzare la linea a Madokter. A
Abbiamo ricevuto un rapporto di Rioma. Un rapporto di Rioma? Per prima cosa dovete cambiare il codice, altrimenti correte il rischio di essere intercettati. Operazione compiuta, Chocoma. Molto bene. Sono appena arrivato da George City e ho portato una videocassetta che mi ha dato Rioma. Come mai Rioma si trova a George City? Per un colloquio segreto con i Madocter. Un colloquio segreto con i Madocter? Questo è il rapporto registrato che ci ha inviato Rioma. Quando la mia videocassetta arriverà a Santore, avrò già concluso con l'ufficiale Madocter un accordo relativo alla Lega. È troppo rischioso. Può sembrarvi strano, ma anche i Madocter conoscono il valore della vita. Mi sono messo in contatto con il giovane ufficiale Gauss perché so con certezza che è il più umano. Sei stato uno stupido. Ti sei messo nelle loro mani. Se troveremo un accordo, Gauss e i suoi compagni torneranno a Victor City e tenteranno un sabotaggio tra le forze Madocter. Solo allora potrete dare il via alle operazioni. No, Rioma. È una sciocchezza. Sei stato troppo impulsivo. Gauss, e spero che la mia missione sia coronata dal successo. Solo allora il mio compito sarà finito. Ora non posso che aspettare. Forse ci rivedremo a Santore. Che ne dici, Barry? Dobbiamo fidarci di Gauss e Rioma. Se l'accordo è andato in porto, ci sarà un'esplosione nel campo Madocter. Allora, Barry, quando vedremo l'esplosione, daremo il via all'attacco in massa. Bene, buona fortuna. Dottor Kibbe, riscaldi i motori ausiliari. A te, Geronimo, spetta il compito di informare gli uomini. Agli ordini. Daigo! Sono molto preoccupato per Rioma. Mi viene in mente lo strano messaggio che ho intercettato. Ti riferisci forse a quello proveniente da George City, Peggy? E se riguardasse Rioma? Clint, seguimi! Fermati! Vado a George City! E se Rioma? Speriamo che sia ancora vivo. Oh! Resisti, Rioma! Sto arrivando! Fermi! Spero che abbiate capito quello che voglio dirvi. Se voi credete veramente nella pace, portate a Santore il maggior numero di persone possibile. Lo faremo. La parola d'ordine è: il sole sorge ancora. D'accordo, Rioma. Abbiamo fiducia in te. Verremo. Vi ringrazio. Temevo non mi avreste creduto. Bene. Noi tutti seguiremo Gauss. Bene, purtroppo non abbiamo molto tempo per brindare alla nostra alleanza. Una volta questo era un bar, e se cerchiamo forse troveremo dello champagne. Riparatevi! Dovete andartene. L'uscita è da questa parte. E tu cosa farai? Non preoccuparti, io resterò qui e cercherò di trattenerli mentre vi allontanate. Non devono assolutamente prenderli. Andate, non curatevi di me. L'unica cosa che voglio è la formazione della Lega di Santore. E sarà possibile solamente se voi resterete liberi. Presto! Bene. Mm.
Li avete eliminati? Sì, signore. E identificati, naturalmente. No, signore. Stupido! Controllerò io stesso. Gordian! Ryoma! Ryoma! Sei tu, Daigo. Non sforzarti a parlare. Le pallottole hanno attraversato il mio giubbotto. Ryoma, resisti. Ho fatto quello che mi ero prefisso. Adesso vedo un drago alato volare su nel cielo. Stai delirando. Non parlare così. È inutile, amico. Oramai la mia vita è giunta alla fine. D'ora in avanti Gauss prenderà il mio posto. La parola d'ordine è il sole sorge ancora. Date loro il benvenuto con questa frase. L'ho promesso a Gauss, ricordalo. Ryoma! Ryoma! Segnale. Diamo inizio alle operazioni. Non disperdetevi, rimanete uniti. Dannazione! Gauss ci ha traditi! Sono quasi passati! I Madokter sono stati sconfitti. L'Anoa sta per superare l'ultima linea nemica e Daigo sa che il suo compito è di continuare a combattere. Nemmeno la morte di Ryoma, il suo migliore amico, può impedirgli di portare a termine la sua missione.